Buongiorno a tutti, ecco un'altra video lezione di approfondimento per i ragazzi delle terze medie. Dunque ragazzi, allora questa lezione erano importanti anche le altre, ma voglio fare chiarezza su un aspetto un po' complicato se non lo si capisce bene. Dunque, noi abbiamo parlato della musica del Novecento, abbiamo accennato a questo secolo, il XX, che è veramente, come dire, un po' confusionario dal punto di vista della quantità e della varietà di musica che ci offre. E diciamo anche in tutto il resto delle arti, nella letteratura, nella poesia, nel teatro e nelle arti pittoriche, c'è veramente tantissime correnti diverse, tantissimi modi di esprimere che ha un artista proprio in questo secolo, nel Novecento, che è finito da poco, anche se pur essendo nel 2020 noi ancora culturalmente siamo molto legati al Novecento. Bene, per orientarsi nella musica di questo secolo appena trascorso, io vi ho suggerito un sistema, diciamo così, un metodo. Qual è questo metodo? Suddivide, diciamo così, la musica in tre filoni principali. La musica colta, la musica popolare e la musica pop. Veniamo alla musica colta. Che cos'è la musica colta? Se, diciamo così, non me ne intendessi di musica, vi direi che è la musica classica del Novecento, che è una definizione sbagliata, ma nell'errore fa già capire qualcosa. Cosa significa musica colta? Significa una musica che, ad esempio, si studia, si impara dove? In scuole di musica, con dei programmi ben precisi, dove c'è una tradizione anche di insegnamento. Che cosa significa musica colta? Significa quindi che è anche una musica accademica, significa che è una musica anche figlia della musica che c'era prima, ottocentesca, quindi del Rinascimento. Poi, cos'altro significa la musica classica? È una musica di solito scritta, trascritta. C'è un compositore che scrive questa musica, fa l'orchestrazione assegnando le parti a una parte dell'orchestra o a un altro tipo di formazione e poi viene studiata ed eseguita. È una musica complessa, a volte sperimentale, all'avanguardia, va bene? Quindi è una musica che richiede una preparazione non solo sullo strumento, ma anche intellettuale. E a volte questa preparazione intellettuale serve anche, diciamo così, per capirla al meglio. Sia chiaro, tutta l'arte è anche istintiva, quindi ci sarà una composizione colta che piace o che non piace anche a chi non ne sa niente di musica. Però, di solito, nella musica colta c'è un discorso filosofico o di teoria musicale o storico o letterario che sta prima dell'opera d'arte musicale, quindi è una musica più intellettuale. Bene, veniamo invece alla musica popolare. La musica popolare oppure musica tradizionale, a che cosa si riferisce? A tutta una serie di musiche che vengono dai vari popoli, che sono figlie della storia popolare di questo popolo. Quindi, intanto, è una musica che viene sì insegnata, ma magari tramandata di padre in figlio o tra amici. È un tipo di musica che si trova, ad esempio, solo in una certa regione del mondo, oppure fatta da solo un tipo di popolo. Faccio un esempio stupido. Il flamenco è una musica spagnola, va bene, che è figlio della tradizione popolare della Spagna. Questo non vuol dire che non ci sia magari un bravissimo ballerino e un bravissimo chitarrista flamenco in Giappone,
ma di certo non è il flamenco giapponese quello che suona, è il flamenco spagnolo, va bene, suonato da un giapponese, e così via. Penso a tanti esempi di musica popolare, la pizzica pugliese, ad esempio, o la musica tradizionale irlandese. È musica che ormai è diffusa nel mondo, lo vedremo poi, però è figlia, viene da una tradizione di un popolo o di un luogo ben preciso. Bene, poi abbiamo la musica pop. Attenzione, io gioco molto su questa cosa, è una specie di tranello che vi faccio, popolare e pop, perché sembrano la stessa cosa. Ma pop sta per popular. E in inglese popular vuol dire, diciamo, celebre, quindi è una musica che diventa famosa, diciamo così. Forse non è molto precisa questa definizione, ma di sicuro vi aiuta a capirlo meglio. Allora, pop, che cosa si intende? Si intende una musica per il popolo, per le masse, quindi non scritta come evoluzione o come il tramandare di una tradizione, ma scritta per il popolo, per piacere al popolo. E perché ha bisogno il pop, la musica pop, di piacere? Perché la musica pop è, per farla semplice, una merce. Viene commercializzata. Quindi, per andare incontro al gusto delle persone e per essere venduta, e io ho bisogno che sia scritta andando incontro proprio a quello che piace di più alla gente, a quello che fa presa di più nella gente. Attenzione, il fatto che questa musica pop sia una merce non vuol dire che sia musica di qualità più bassa. Certo, magari c'è anche quella di qualità più bassa, però non sempre, non è pop uguale spazzatura. Anzi, voglio dire, nella musica pop ci troviamo Frank Zappa, nella musica pop ci troviamo i Beatles, nella musica pop ci troviamo Pino Daniele o De André. Attenzione, qui c'è un altro errore che può venire fuori. Pop, come lo intendo in questa lezione, non è un genere musicale. Quello è un'altra cosa. Pop qui è l'intento con cui viene scritto un brano. Ok? Quindi quello di essere, diciamo, scritto per piacere alla maggior parte delle persone, di essere inserita poi questa musica pop in un canale di vendita della musica. Bene, ora abbiamo analizzato appunto musica colta, musica popolare o tradizionale e musica pop. Qual è il problema di questo sistema? È che è un sistema che sbaglia, sbaglia tanto, sbaglia spesso o fa grossi errori o crea grossi problemi. Perché sbaglia? Intanto, voi mi potreste dire, ma se sbaglia perché lo usiamo? Beh, lo usiamo perché intanto ci aiuta comunque ad avere un'idea su quello che ci troviamo davanti. E questo comunque è importante, non ci lascia disorientati. E poi sbaglia perché? Sbaglia perché la musica, come tutta l'arte, è figlia della storia, cambia insieme alla storia. E quindi ci possiamo trovare, e anzi, ci troviamo spesso davanti a generi musicali che cambiano la loro essenza. Vi faccio un esempio banale. Il blues, abbiamo visto, che è figlio, va bene, di quella tradizione degli afroamericani ex schiavi che negli anni si affrancano, diventano liberi e poi scrivono la loro musica. Bene, quindi è musica come? È musica, direi, tradizionale, che fa parte del folklore di un gruppo di persone in un luogo ben preciso, il sud degli Stati Uniti, anche in un tempo ben preciso, diciamo all'inizio del Novecento, fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Eppure oggi, va bene, ci sono nel 2020 gruppi che suonano, cantano e scrivono canzoni nuove blues. E allora sono gli eredi di quegli schiavi
Non è mica detto. Ci sono dei signori bluesmen con la pelle bianca che negli Stati Uniti, quando hanno scritto le loro prime canzoni blues, non c'erano mai state. Eric Clapton, ad esempio, è un grandissimo cantante e chitarrista blues inglese. Bene, e diventa poi il blues anche un genere pop. Ma e così ce ne sono tanti. Prendiamo il jazz. Anche il jazz ha origini popolari. Unisce delle danze, soprattutto i ritmi tribali, con altri elementi che abbiamo visto, che vengono dagli immigrati e dal melting pot che c'è negli Stati Uniti. Eppure oggi è considerata anche, non esclusivamente, ma anche una musica colta. Si studia anche in conservatorio il jazz. E quindi è una musica che poi, nelle sue tantissime sfaccettature, nei suoi grandissimi cambiamenti che ha avuto nel corso della propria storia, è diventata anche una musica colta e intellettuale. Quindi, questo sistema per classificare, sappiatelo, è sbagliato. Sbaglia tante volte, non sbaglia sempre, ma tante volte sì. Ma sapendo e avendo ben fermo in testa questa caratteristica, questo errore di fondo che c'è, è comunque un sistema che mi permette un po' di orientarmi in questo secolo che diventa veramente complicato per la musica e per l'arte. Va bene? Bene, questo era un altro approfondimento e ragazzi, ci vediamo presto. Ciao!